Oggi parliamo della clientela business. Ciao a tutti, sono Alessia, benvenuti in questo nuovo video dove parleremo della clientela business. Il cliente business è quello che colui tendenzialmente viaggia per lavoro. Si possono creare normalmente due casi: o ci contatta l'azienda che ha necessità di far andare i propri professionisti regolarmente in un determinato luogo, altrimenti molte volte ci contatterà proprio il libero professionista che ha affari nella zona. Ovvio che in questi casi non conviene lasciare nulla di aleatorio, ma conviene creare comunque delle convenzioni scritte in modo tale da tutelarci. Il consiglio che posso dare è che queste convenzioni non devono essere troppo restrittive, perché nella maggior parte dei casi il cliente business purtroppo viaggia, sì, magari arriva nella tua struttura e poi si ritrova a degli appuntamenti cancellati all'ultimo minuto. Se li farai pagare ogni volta una penale, alla fine andranno a cercare un hotel che sia più flessibile da questo punto di vista, perché per loro comunque sono soldi persi, così come lo sono per te. Magari quello che puoi fare è mettere delle restrizioni, nel senso se siete pieni oppure in determinati periodi dell'anno. Però calcoliamo questa cosa, che normalmente il cliente business viaggia da settembre a giugno, non proprio inoltrato, e normalmente viaggia dal lunedì al venerdì. Ovvio che è necessario in tutti i casi tutelarsi, perché c'è sempre il furbetto di turno che vuole creare la convenzione: io farò tot soggiorni al mese, alla fine ne fa uno in un anno, e poi il 15 di agosto vuole la convenzione per lui e per tutta la settima generazione. Quindi ovviamente questo non va bene. È importante che ogni convenzione sia scritta ben dettagliata, in modo tale che voi siate completamente tutelati. Soprattutto si deve essere tutelati in termini di pagamenti. Magari il libero professionista gradirà una ricevuta, una fattura ogni volta, mentre l'azienda preferirà una tariffazione mensile oppure ogni 15 giorni, in base ai soggiorni. Fatevi dare sempre una carta di credito a garanzia, ma questo a prescindere che si tratti di un cliente leisure o di un cliente business, eccetera. Siate sempre tutelati, soprattutto dal punto di vista dei pagamenti. Questa era una cosa che dicevo sempre ai ragazzi della reception. Come dicevo nel video dove parlavo della clientela leisure, il trend di quest'anno è la tecnologia, che è ben gradita anche dal professionista. Quindi nel momento in cui faciliterete tutte le modalità di prenotazione e quant'altro, ecco che questa parte sarà gradita anche da questo tipo di cliente. Ma vediamo un attimino una giornata tipo del cliente business. Tendenzialmente si alza molto presto la mattina, quindi è bene servire la colazione già tra le 6:30, massimo alle 7. Per quanto riguarda le camere, normalmente vengono preferite le doppie uso singole in questo caso, e questo lo dico soprattutto per le strutture un po' più vecchiotte. Dovete fare molta attenzione alla disposizione dei mobili e fornire delle prese elettriche, perché già un cliente leisure viaggia con macchina fotografica, tablet, cellulare, eccetera eccetera. Ma il cliente business ha bisogno di lavorare ed è solitamente quello che fa nella sua camera. Quindi ha bisogno di una presa soprattutto per il computer e poi per ricaricare tutti i dispositivi che lui utilizza, sia per lavoro che comunque per uso personale. Quindi deve essere una camera che deve avere una buona scrivania e quindi tutte le attenzioni necessarie per farlo stare comodo per lavorare. Poi in camera è gradito magari anche un servizio come Sky o Netflix, perché tendenzialmente, soprattutto in pieno inverno, è una tipologia di cliente che quando è stata fuori tutto il giorno, soprattutto quando lo fanno in macchina, tendenzialmente la sera tendono a stare in camera, a guardare un po' di TV e magari andare anche a letto presto, perché come dicevo prima si alzano molto presto la mattina, quindi un qualche ora di sonno se la devono pur fare. Anche il wifi deve essere perfetto, il cliente business lo utilizza per lavorare. Se poi gli fornite anche una stampante, tanto di guadagnato. Quante volte capita che arriva questo poveretto in reception con la chiavetta? C'è chi capisce, c'è chi no.
che vogliono usare il computer della reception, ma questa cosa non si può fare perché ci sono i dati privati dei clienti e quant'altro, quindi un po' si infastidiscono perché comunque tu per stampare il documento, anche se lo fai il favore, vai a ledere in qualche modo la sua privacy, perché volente o nolente l'occhio sul documento cade, anche perché è questo, non è questo, sta in quella cartella, sta in quell'altra e così via. Poi se devono apportare delle modifiche, devono riscendere o devono tornare in camera, riscendere, magari fartelo ristampare, per perdita di tempo per lui e per il tuo dipendente. In un hotel che ha la clientela business sarebbe indicato avere una saletta dedicata, quindi magari anche a pagamento, non per forza gratuita. Prima di tutto lì potresti mettere un computer e una stampante, quindi fornire un servizio alla tua clientela business. Altra cosa sarebbe molto utile nel momento in cui hanno un incontro di lavoro. Sai, non è molto carino fare questi incontri nella hall dove magari passano gli altri clienti con il trolley, quel lato che sta parlando al telefono, e quindi vengono infastiditi. Ovvio che se hai una clientela di questo tipo la devi coccolare e fornire dei servizi, poi deciderai tu se li vuoi dare a pagamento o meno. Un altro servizio che dovessi dare a questo tipo di clientela, che sia a pagamento o meno, è il parcheggio, perché tendenzialmente viaggiano in auto, se non fanno magari viaggiano in aereo, quindi o vogliono un transfer oppure consigli su come affittare un'auto. Sempre per quanto riguarda le spese extra, se poi hai un ristorante interno, tanto di guadagnato, perché comunque dopo una giornata passata fuori, aver mangiato chissà dove, magari gradiranno di fare una cena veloce presso la stessa struttura dove soggiornano e poi andare a riposare in camera. Nel caso tu non dovessi avere un ristorante, nulla ti vieta di effettuare delle convenzioni con ristoranti che sono vicini a te, in modo tale da avere comunque un'entrata, anche se proponi un qualcosa che è al di fuori della tua struttura. Capiti questi aspetti? Quindi magari hai capito che la tua clientela tipo è quella business. Ti invito a vedere poi il video della buyer persona, dove potrai creare la tipologia del tuo cliente tipo, in modo tale da migliorare tutto il sistema di comunicazione che gira attorno adesso. Quindi avrai un rapporto diverso con il tuo cliente e potrai offrirgli dei servizi più adatti alle sue esigenze e avrai un cliente molto più contento che sicuramente avrà voglia di tornare nella tua struttura. Spero che questo video ti sia stato utile e ti invito a non perdere il prossimo, dove parleremo della clientela Glacier e quindi finiremo di parlare delle tre macro aree del turismo. Ti aspetto come sempre nella sezione commenti. Se ancora non ti sei iscritto al canale, ti invito a farlo. Besos!